Commento sull'Italia di ieri. Siamo tutti allenatori dopo una sconfitta, perché noi italiani siamo abituati a distruggere una squadra di calcio dopo una sconfitta così brutta. Io do fiducia ancora a questa nazionale, è la prima cosa che dico. Ieri è stata una partita brutta da parte dell'Italia, ma anche da parte del Costa Rica. Il gol del Costa Rica è nato dall'unica azione prodotta dal Costa Rica in tutta la partita. Sicuramente è stata una disattenzione della difesa, e se ci fate caso abbiamo preso lo stesso identico gol che avevamo preso con l'Inghilterra, sempre cross dalla tre quarti, il difensore che si perde l'uomo e l'attaccante che la butta dentro. Prima Antonio ha dato le colpe a Buffon. Sicuramente Buffon non è in un periodo di forma strepitoso, però sicuramente non è la colpa di quella orrenda partita. Prandelli sicuramente ha sbagliato. Ha sbagliato perché un allenatore che non riesce a cambiare una partita in corso d'opera, sicuramente qualcosa ha sbagliato. Secondo me ha ingolfato tra virgolette l'attacco, impuntandosi su un'unica punta che è Balotelli. Io dico, abbiamo il nostro capocannoniere Ciro Immobile, capocannoniere italiano, ma facciamolo giocare. Allora Antonio, quando dice che è una nazionale fatta solamente di gente raccomandata, tra virgolette, forse un po' di verità c'è nelle sue parole. Analisi perfetta, direi. Beh, certo che puoi controbattere. Secondo me, Riccardo, il nocciolo del discorso è che Prandelli, questa situazione, ha lasciato, ci ricordiamo tutti, ha lasciato Pepito Rossi a casa, un ragazzo dei piedi buoni, e anche Florenzi, che poteva dare dinamicità all'attacco dell'Italia. E ricordiamoci che anche di Totti non è stato chiamato in nazionale, e un giocatore come Totti, anche se alla soglia di 40 anni, non può essere lasciato a casa per i mondiali. Vabbè Antonio, scusatemi, permetto, però così sei leggermente fazioso, perché hai nominato tre giocatori della squadra della S Roma, però sai, su questo mi permetto di dire sì, forse poteva essere convocato un destro qualsiasi, però un destro se non lo fai giocare rispetto a un Ciro Immobile, che comunque ti ha dimostrato che è un signor giocatore, magari destro a questo punto ha fatto anche bene non andare ai mondiali, perché sapeva di essere la terza scelta. E se non fai giocare il capocannoniere a dispetto di un finto giocatore che in questo momento è Balotelli, ricordiamoci che ha giocato Cassano, e come un'annata calcistica non è stata delle migliori, per cui a questo punto la maglia della nazionale l'avrebbe meritata più destro rispetto a Cassano. Anche Balotelli ha avuto un'annataccia e non meritava la convocazione. No, ma forse sicuramente hai ragione, però sai, quando mi nomini un Florenzi e un Totti, non sei credibile in quello che dici. Mi permetto di dire questo proprio perché stiamo parlando seriamente di calcio, ecco, di nazionale. Ma vista la buona stagione dei suddetti giocatori della Roma, io non ci avrei pensato neanche minimamente a lasciare. Vabbè, a questo punto potevamo richiamare Paolo Maldini a 45 anni, Baresi e Tassotti, almeno risolviamo i ruoli di difesa. No, cerchiamo di essere un pochettino seri, caro Antonio, perché io sono d'accordo su destro, però sugli altri un pochettino di meno. Il noccio del discorso è, a cappello di tutto, è che Prandelli non aveva in mente la formazione titolare. Ha cercato di rabbattare un po' la nazionale all'ultimo minuto, ma ecco, una domanda che ti vorrei fare, no? A tal proposito, ma un
un Verratti al posto di Thiago Motta, perché abbiamo visto che comunque secondo me Verratti c'ha due piedi buonissimi. Al posto di un Thiago Motta, secondo me ci sarebbe stato Motta, bene in quel centrocampo. Thiago Motta ha fatto, se tu guardi la partita e vedi che Thiago Motta ha fatto solo passaggi indietro, non ha mai fatto proposizioni di gioco, ha solo indietreggiato il baricentro della nazionale. Cioè, se tu guardi bene le immagini, c'è cioè De Rossi davanti alla difesa e Pirlo 5 metri davanti, e l'Italia è tutta spostata nel centrocampo. A un certo punto facevano, se tu guardi la partita, facevano dei passaggi, hanno fatto un numero elevato di passaggi senza arrivare mai in porta. Ecco, ma adesso mi levo un attimo dal mio ruolo di opinionista, ruolo di conduttore, e ti faccio questa domanda, caro Antonio. Martedì avremo questa partita difficilissima contro l'Uruguay, no? Perché sarà una partita da dentro o fuori. È vero che ci basta un pareggio, però l'Italia vista contro il Costa Rica sicuramente avrà delle difficoltà a superare una nazione come l'Uruguay, che l'abbiamo vista contro l'Inghilterra, ma una squadra specialmente con un Suarez così in forma. Ecco, notizia dell'ultima ora che mancherà De Rossi, perciò verrà ricostruito il centrocampo, ricostruito. Ecco, rivoluzionesti l'Italia o daresti ancora fiducia agli ultimi 11 che sono scesi in campo contro il Costa Rica? Ad esempio, una squadra con un Cerci e Immobile, magari anche con un Balotelli, e togliendo anche magari un Candreva e passando a difesa 3. Ecco, Prandelli si deve inventare qualcosa oppure deve continuare su questa linea, perché ritiene che il Costa Rica sia stato solamente un incidente di percorso? Innanzitutto, non so se è vera la notizia, il Costa Rica ha 7 giocatori all'antidoping, 6 giocatori, per cui adesso è da verificare se sono positivi o no. Quindi il risultato potrebbe essere anche cambiato. Beh, questa è una notizia che bomba la mosca, per cui la bomba di Antonio, sicuramente la bomba di Antonio. Però ti vogliamo col pendolino la prossima volta, allora Antonio. Però con il pendolino e fare i pronostici. Però ecco, l'Italia secondo me deve giocare con 3 punti, fare un modulo 4-3-3 e mettere Cerci, Immobile e Cerci Immobile e magari supportati da un Insigne o comunque alla fine Insigne, anche lo stesso senza Balotelli forse, no, però dare più peso in avanti. Senza Balotelli, perché è un giocatore che fa innervosire molto la squadra e non dà un giusto equilibrio a tutta la squadra. Ecco, a questo punto vorrei un'opinione di Pino Costa su quanto riguarda la prossima partita della nostra nazionale. A te Pino. Allora, comunque vada, sarà un successo. Possiamo pure pareggiare. Beh, possiamo vincere. 2 risultati su 3. Vabbè, allora meglio di così. Finiamo Pino con un'Italia forza per martedì. Italia forza sempre. Bene Pino, bene. Allora Massimiliano, la parola, Max. Riprendi il tuo scettro con Alberto e continuiamo questa trasmissione. Allora, c'è una canzone del grande Toquinho che diceva lì quando comincia, dice per esorcizzare la tristezza. Esattamente. Allora sentiamo. E poi mandiamo subito dopo via l'Italia di Francesco De Gregori, perché insomma ecco. Prima per esorcizzare la tristezza. Como? E poi. No, non c'entra niente quella. Via poi l'Italia di Francesco De Gregori in auspicio alla partita con l'Uruguay. Il vostro auspicio, perché il conduttore tifa per Toto Los Jugador del Barça e quindi Leo Messi che è Argentina campione. Andiamo su Toquinho. È una canzone brasileira che fez molto successo qui e di opportuna. Exorciza a tristeza. Tristeza, por favor, vá embora. Minha está vendo o meu fim. Fez no meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela
vida de alegria. Quero de novo cantar. Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está feito o meu fim. Fez no meu coração a sua moradia. O meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Laia, 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 laia. Quero de novo cantar. Pra acabar, pra acabar. Laia. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.